quando a un certo punto si è detto che con potere al popolo si era un po' pazzi. Nel paese del Vaticano noi abbiamo fatto un partito, l'abbiamo chiamato Democrazia Atea, quindi voglio dire che quanto a pazzia diciamo che abbiamo molti punti in comune. È chiaro che la nostra prospettiva, già da questo nome, deve dare l'indicazione di quello che il nostro partito è. E pensiamo comunque di porci all'interno di Potere al Popolo, non certo in termini come qualcuno in passato ha fatto, cercando di fare Potere al Popolo molto male, in termini egemonici, ma sicuramente di complementarietà, portando una visione delle questioni con una prospettiva che dal nostro punto di vista è quella che fa individuare esattamente quali sono i nemici. Per noi il nemico è esattamente il Vaticano. Io sentivo oggi il problema dell'abitare. Il problema dell'abitare con un'organizzazione finanziaria che possiede il 20% del patrimonio immobiliare italiano, sul quale non paga tassazione, sul quale riceve da tutti i comuni, compreso il comune di Bergamo, tra il 7 e l'8% di oneri di urbanizzazione secondaria, che potrebbero essere destinati all'abitare delle persone e non a mantenere il clero. Io sono sconcertata. Secondaria, anziché essere destinati agli asili o anziché essere destinati all'edilizia economica popolare, debba essere destinato alle canoniche. Io sono sconcertata. Sono anche contenta che si possa parlare di mutualismo in termini di ribaltamento del piano rispetto all'assistenzialismo, perché mentre nell'assistenzialismo c'è il concetto principale che è quello della carità, e nella carità ti devi porre sempre nella condizione di subordinazione, di dire grazie perché c'è qualcosa di superiore o di che comunque ti sta in alto e che ti elargisce a te che stai verso il basso qualcosa che altrimenti non avresti potuto avere, mentre invece nell'azione politica tu pretendi il diritto e non devi dire grazie a nessuno. Io cerco di fare un esempio estremamente banale, ma se io vado ad un ufficio anagrafe a chiedere un certificato di residenza, io ho la coscienza interiorizzata che avere un certificato di residenza è un mio diritto. Io all'impiegato gli dico grazie, ma per pura cortesia, per mera formalità, ma avere un certificato di residenza è un mio diritto. Avere una casa è un mio diritto se non ce l'ho e non devo dire grazie a nessuno. Che invece sono quelle dei privilegi clericali, io penso che noi potremmo avere, ma sapete quanti soldi? Stiamo parlando di evasione fiscale, ma ci vogliamo mettere in testa che noi manteniamo un altro Stato? Manteniamo un altro Stato che ci costa 10 miliardi l'anno? Ma queste cifre, e specifico sempre, io non sto parlando di spiritualità. E non sto parlando del credere o del non credere, io sto parlando di lobby finanziaria legata ad uno Stato preciso, che è lo Stato del Vaticano, che è una sanguisuga e occorre mettersi anche in contrapposizione, perché a fronte di centinaia di cardinali che hanno un reddito annuo di 407.000 euro con i nostri soldi, poi si fanno belli belli con tre parrocchie che fanno assistenza. Io le parrocchie sono quelle che legittimano i cardinali, perché a fronte di un Don Gallo, di un Alex Zanotelli, che sicuramente saranno state delle persone splendide e non voglio entrare sul piano personale, per carità, però dico che come figure la pensione a queste persone continuiamo a pagarla noi attraverso una legge dello Stato italiano. Ma la pensione ai volontari che fanno assistenza in giro per l'Italia sicuramente non gli viene pagata, come non viene pagata a chi fa mutualismo come azione politica. Quindi la prospettiva di Democrazia Atea è essenzialmente questa, ma ripeto, di complementarietà e di supporto ad una visione e analisi delle cose e delle prospettive, ma nello stesso tempo anche di azione concreta rispetto a cose che si possono verificare
arrivare quotidianamente nella nostra prossimità e che ci devono vedere pronti a saper leggere quello che accade quotidianamente. E questo credo che Democrazia Atea potrà contribuire a farlo all'interno di Potere al Popolo, in una cornice dove speriamo che, insomma, il nostro sentire possa trovare spazio e ascolto e affermazione. Grazie.